facciamo un'intervista per un programma che si chiama Caffè Corsari. Mm-hmm. Le due presentatori sono un po' strani. L'uno ha fatto la scherma e l'altro è un po' matto. Ma noi parliamo della corsa. Sì, sì, sì. Accomodati. Ho letto nel giornale da noi, ma anche nel giornale in Italia, che ti piacerebbe più di vincere le Fiandre che la Sanremo. È vero? Sicuramente sì. Perché? Perché è una gara più speciale per me. E perché è più speciale? Perché la conosco più da bambino, poi ero felice quando la potevo guardare in TV. E non so, da come facevo mountain bike anche strada da più piccolo, queste gare mi piacevano molto, no? Qua in Belgio. Qual era il tuo corridore preferito quando hai visto per la prima volta il Giro delle Fiandre? Bonen. Mm-hmm. Hai visto vincere Bonen? Sì. All'anno? Non mi ricordo l'anno, però... 2005? 2006? Non mi ricordo, però sicuramente una volta ho visto lui anche quando aveva maglia campione del mondo, no? Ah, sì. Tutti parlano di Cancellara, di evidentemente di Sagan, anche di Bonen. Ci sono ancora altri? Sono tanti corridori in gruppo. Qualche nome, per favore? Può essere anche Degenkolb. Degenkolb? Può essere. Poi l'anno scorso è arrivato con me Rulands, sì, da Lotto. Ma poi possiamo dire anche Terpstra e questi da Omega, che c'hanno troppi Stibar, c'hanno troppi corridori forti che tatticamente possono fare una gara che viene difficile da controllare, no? L'ultima domanda, che cosa beviamo insieme quando vincerai il Giro delle Fiandre la sera? Prima la devo vincere e poi decidiamo cosa beviamo. Un duvel? No, due. Insieme. Forse anche di più se vinco. Grazie.